Io ti farò per il gol del Berna. È il giocatore che spero in assoluto di più che possa segnare. È partita! È partita la partita, è iniziata. Attenzione, scivola per Fernandes un attimo, Marco. Cosa è successo? Corre Claudinho, c'è Mario, se Claudinho prova lui! Scesi in qualche modo! Attenzione, parla ancora vivo, Marco, deviazione! Boh, mamma mia! Sì, sì, beh, ovvio che la possiamo ancora vincere, non sto dicendo che non la vinceremo. Dico che nei primi 25 minuti, male, veramente male. Eccolo, cazzo, anche un pelo prima, tra l'altro è stato bravissimo a spostarsela. Bravo Chicco. Va bene, questa poteva essere la scintilla. Sembra Mirko di chi smilicia. È vero, non è che è vero. Ma ci rendiamo conto che abbiamo battuto un angolo per fare uno schema che è finito in rimessa laterale. Dalla rimessa laterale siamo tornati al portiere che ha lanciato lungo e abbiamo perso la palla. Ah, lo Zenit sarà una squadra complicata, ma se noi sbagliamo proprio i passaggi a un metro sono complicate tutte. Il primo tempo con la Roma è stato giocato male, se vogliamo, lo possiamo dire tranquillamente. Non era quello il problema. Il problema è che sapevamo cosa dovevamo fare. Adesso veramente sbagliamo i passaggi perché non siamo messi bene. Sì, esatto, disordine. Siamo disordinatissimi. Anche perché Locatelli stasera ha già sbagliato 2-3 palloni. Ma non penso che sia la Juventus vera e propria, ragazzi. Invece è la Juventus. Ma com'è possibile che sia la Juventus davvero? Ciao Juve. Perché sta commentando la Juventus? Ma perché? Forza Juve, Juve. Forza Juve. Ciao Juve. Perché la Juventus sta commentando il mio canale mentre io guardo la Juventus? Questa cosa non ha senso. Ciao Juve. Non sto capendo. Va bene. Ciao. Me la spiegherete un giorno. Faccio parte dei poteri forti, esatto, quindi la Juve mi commenta. Bene, allora benvenuti. Noi qua stiamo tifando Zenit. Come va? Ah no, stiamo tifando Juve stasera. Chiesa! Questa è già una prima scintilla. Questa è una prima scintilla. No, in realtà io me lo immagino Allegri in panchina che si annoia e sta cercando di capire come risolverla. Siamo una community, esatto, esatto. Forza Juve. Mi fa ridere. Chi sei dietro l'account della Juve? Dimmelo. Ragazzi, può essere chiunque. È una notte di Champions, può succedere di tutto. Sembra tipo di parlare con Doretta 82. Non so chi si ricorda di Doretta 82. Probabilmente sono i più vecchi come me. Perché sto parlando con la Juventus su Twitch? Non lo so. Sta accadendo. Sta sbagliando a livello tecnico la Juventus. Juventus, stai sbagliando a livello tecnico. È una cosa che devi sapere. Esatto, non sono più io che guardo la Juve, la Juventus che guarda me. Che livello che abbiamo raggiunto. L'iperuranio di Twitch. Io guardo la Juve mentre la Juve guarda me. Che bello, è qualcosa di fantastico. Ok, niente, forza Juve. Ciao Juve, grazie per essere passata. Fatto molto piacere. È stato strano, è stato bizzarro, è stato unico, è accaduto. Ciao, bentornata sul tuo canale. Forza Juventus. Bello che mi avete detto, ha commentato la Juve. Ho detto, ma sì, sarà un account finto. Vado a vedere invece l'account verificato da Juventus. Il mio cervello. Non ho capito, però vabbè. Succedono anche queste cose, ragazzi, in queste live reaction. È Morata che gioca lontanissimo dall'area. Bella di Morata. Bravo Morata. Bravo, bravo vero Morata. Poi McKennie non riesce a trovare il gol. Guarda quanto sei diventato ciccione in poco tempo. Eri tanto piccolo quando sei arrivato la prima partita col Chelsea. Guardati qua adesso. Guardati qua. Mamma mia. Mamma mia. Cosa?
parato Bonucci praticamente. Pensa a te, quello che sta per entrare, che sicuramente ci farà gol, ha passato tutto il primo tempo a fare la flip bottle per farla atterrare in piedi. Ma se sono l'allenatore dello Zenit ti metto fuori rosa. Ma stiamo scherzando? Passi il primo tempo a lanciare la bottiglietta? È bella Arthur, è bella Arthur, è bella Arthur! Questa è stata un'occasione incredibile. Da quanto è stata bella. Bravo Arthur, bravo Quadrado. Questa è una grande azione. Bravo De Sciglio. Non si fotte con De Sciglio. Capito Wendel? Chi è che si lamentava del corto muso del gol dell'1-0? Chi è che si lamentava dell'1-0? Sarà ben peggio lo 0-0. Madonna. Sì, che bello il cross. Questa è una bella occasione. Questa è una bella occasione. Bravo De Sciglio. Veramente bravo De Sciglio. Sì, De Sciglio, è un bel cross questo. Guarda. Non dico niente. Non dico niente. Perché è stata una roba assurda. Non ho neanche capito come abbiamo fatto a far gol. Ancora una volta De Sciglio protagonista. Ancora una volta lo stesso gol di fatto uguale. Da una parte all'altra De Sciglio la crossa. Bello. Bello però Kulusevski. È bravo ancora De Sciglio. È un gol molto difficile questo, eh? È un gol molto, molto, molto difficile. Musetto corto nel recupero per il gol del 1-0 con Ramsey che esulta prima che la palla possa entrare. L'abbiamo sfangata? Chissà. Vediamo, il gol è molto bello, eh? Devo dire la verità. Ma non è fallo. Ha dato il rosso ad Arthur? Ah no, a Ramsey. Ma ha dato giallo e fallo? Punizione ragazzi alla fine. Pensavo neanche fosse fallo io. Pensavo neanche fosse fallo. Dove vai Max? Dove vai Max? Punizione a 25 metri dalla porta, mamma mia. Bisogna star male fino all'ultimo secondo, anche 30 secondi oltre la fine del recupero del secondo tempo. Quanto lo voglio adesso il corto muso. Lo voglio proprio tanto. Dove vai Max? Dove vai Max? Torna qui Max. Ti prego. Eccolo. Angolo. Teoria non c'è il tempo per il calcio d'angolo, direttore. Teoria non c'è il tempo per il calcio d'angolo, direttore. Oh mamma mia. C'è il portiere in area. No, il gol del portiere no. No, il gol del portiere no. No, il gol del portiere no. Via, via, via. È finita. Corto muso, un altro 1-0. Il risultato più bello del mondo. Ce lo facciamo andare bene dopo la partitaccia di stasera.